Ciao ragazze e benvenuti in questo nuovo video. Finalmente ragazze, il video tanto atteso e tanto richiesto da voi della mia dieta, del mio nuovo piano alimentare, perché come avete visto, come state vedendo, sto ottenendo davvero tanti risultati sul mio corpo, non solo grazie alla palestra, all'allenamento che ho sempre fatto, ma soprattutto grazie a un particolare piano alimentare, una particolare dieta fra virgolette, che sto seguendo, che mi sta dando ottimi risultati. Questa dieta mi è stata molto utile soprattutto per l'addome, per snellire la pancia, per far uscire un po' gli addominali e per far crescere soprattutto il culetto, per avere un bel culetto tondo e sodo che non ho mai avuto in vita mia, perché il culetto è sempre stato il mio tallone di Achille, cioè che non mi cresceva mai, era sempre piccolino, le gambe molto magre, il culetto piccolino, invece lo volevo bello grande tipo alla Jennifer Lopez, alla Gero. Vi voglio dare quindi qualche consiglio e poi nei prossimi giorni, penso la settimana prossima, caricherò sul mio secondo canale il video di cosa mangio in un giorno proprio della mia dieta specifica, quindi adesso ve ne parlo un po' in generale, là vi farò vedere proprio tutti i passi, quindi seguitemi anche sul mio secondo canale, iscrivetevi se ancora non siete iscritti, perché là vi faccio tante ricettine sane e leggere per stare in forma, e in particolare farò questo video che capirete tutto, vi sarà molto molto utile. Tante ragazze mi scrivono per chiedermi dei consigli. Prima di tutto, io non sono una professionista, nessuno è un professionista, vi dovete rivolgere a un professionista tipo un personal trainer, un nutrizionista, un medico, insomma una figura professionale che vi può seguire. Io ho avuto la fortuna che nella palestra dove vado comunque ci sono delle persone molto competenti che hanno studiato per questo e oltre a dare consigli sull'allenamento danno consigli anche sull'alimentazione, e infatti mi sto trovando benissimo con questa dieta. Però la parola dieta perché va messa fra virgolette? Perché ragazze, non è proprio una dieta, è un piano alimentare. Io sono un po' contraria alle diete ipocaloriche, quelle restrittive, infatti nella mia dieta, nel mio piano alimentare si mangia. Alcune ragazze mi scrivono dei messaggi che a me veramente fanno accaponare la pelle, cioè mi dicono tipo per esempio: io ho mangiato uno yogurt, adesso sto tutto il giorno con uno yogurt, adesso stasera posso mangiare un'insalata e un panino, no? Cioè ragazze, allora prima di tutto mettiamo in chiaro una cosa, che per avere un bel fisico e per stare in forma non si deve fare la fame, non si deve eliminare i cibi dalla vostra alimentazione, dovete mangiare bene scegliendo gli alimenti giusti, mangiare bene, mangiare sano e allenarvi, stop, segreti non ce ne stanno particolari, e vi assicuro che i risultati li avete. Infatti voi stessi avete visto da uno dei miei ultimi vlog, quello dove facevo il balletto allo specchio, non mi ricordo neanche come si chiamava, comunque uno di YouTube, avete visto che si vedevano particolarmente gli addominali segnati e comunque la pancia piatta. Quindi non vi dico cretinate, insomma, allenatevi, mangiate bene, non ci sono segreti. Piccoli aiuti ve li danno dei prodotti naturali come ad esempio questo qua che vi volevo consigliare, questo qua di Fit Tea, che è veramente il mio prodotto preferito per quanto riguarda avere la pancia piatta, sgonfia pancia, le tisane. Voi sapete che io amo le tisane, ne vado matta, ma questa è la mia preferita in assoluto perché è veramente ottima, fatta da solo ingredienti naturali e dentro c'è tè verde e un'altra miriade di ingredienti che ognuno ha una funzione particolare per sgonfiare la pancia, per appunto purificare l'organismo contro la cellulite, per proprio detox. Quindi io mi bevo questo qua, l'ho appena preparato perché lo bevo almeno uno al giorno, tutte le mattine quando mi sveglio, questo qua, e se riesco coi tempi, con insomma con tutto, lo bevo anche il pomeriggio, non vi dico la sera perché contenendo tè verde potrebbe farvi restare svegli tutta la notte, quindi non è il caso, però mattina e pomeriggio, o mattina o pomeriggio, insomma almeno una volta al giorno vi bevete tutto questo, è veramente è ottimo, fate una cosa importantissima, il vostro organismo è importante, bere tanta acqua, e questa qua è detox, ha sapore molto buono, quindi non vi preoccupate se anche non vi piace il tè verde, che è quello che comunque ha delle proprietà veramente miracolose, comunque non si sente il sapore perché sa molto di frutti rossi, mirtilli, lamponi mora. Infatti dentro c'è tutto, ci sono tutti i frutti seccati, è un profumo fantastico. Io questo qua l'ho finito praticamente, però c'ho la scorta, ce n'ho un altro subito pronto perché non posso proprio vivere senza. Un colore bellino, veramente veramente bello, vi faccio vedere. Io lo verso man mano, poi qua dentro si mantiene caldo, lo verso man mano nella tazza e lo festeggio, lo bevo. È anche un momento di relax, come sapete io adoro le tisane, quindi le bevo proprio con piacere. Poi questa è anche molto funzionale, molto efficace, quindi vi aiuta a mantenere il peso, a stare in forma, a sgonfiare la pancia, quindi ve la straconsiglio.
potete comprarla sul sito fittia.it usando il mio codice sconto Carlita10, ve lo scrivo in sovraimpressione, avrete lo sconto del 10% sull'acquisto e potete comprare sia solo la bustina, se non volete questo qua, o sia anche questo che è molto comodo appunto per prepararla, quindi poi decidete voi. Vi lascio comunque il link cliccabile nel box informazione. Il principio fondamentale della mia dieta è quello che ho allenandomi tutti i giorni, o quasi tutti i giorni, vado a mangiare una buona dose di carboidrati dopo l'allenamento, e questa è una cosa che praticamente tante persone non sanno, neanche a me era nuova, c'è stata una scoperta, perché non immaginavo. Tutti quanti ad esempio dicono i carboidrati la sera dopo le 6, dopo le 8, insomma non mangiate assolutamente perché fanno ingrassare. Ragazzi, è incredibile che da Bavero io torno dalla palestra a casa, c'erano alle 10:30, a volte anche più tardi, e mangio piattoni di pasta, di riso, incredibile. E la mattina mi sveglio con la pancia piatta, quindi praticamente perché tutti i carboidrati vanno a rinfregare i muscoli. Quindi avendo fatto un allenamento con tipo bodybuilding, coi pesi, quindi tutti i muscoli prendono questi carboidrati e si ingrossano. Ho detto proprio in parole sceme così, ma comunque c'è un linguaggio scientifico alla base che io ignoro. Quindi è così. Quindi mi ha aiutato tantissimo questa cosa, quindi un consiglio che vi posso dare è questo qua. Quando mi alleno, io vi farò anche il video del mio allenamento perché ve lo voglio far vedere, però vi dico già ragazze, evitate di fare, soprattutto se già siete magre, comunque non dovete perdere peso, evitate di fare cardio, saltelli e robe, perché non avrete mai un bel fisico. Allora, se una persona deve perdere peso, allora sì, fa del cardio, fa un allenamento multifunzionale, eccetera, che comunque deve anche perdere chili, però comunque si fa anche la salatrizzi per tonificare e rassodare, se no diventi floscio appeso. Ma se già siete magri, tipo come me, insomma, se già siete magre, normali, insomma, normo peso, non c'è bisogno di fare tutto questo, è inutile che fate cardio su cardio, oppure l'allenamento di Kyle, i saltelli, tutte quelle robe, no? Che per l'amor di Dio sono anche belle, mi piacciono tantissimo, bellissimo, ma su un corpo come il mio è deleterio, perché praticamente il culo, detto proprio tra donne, vi scompare sempre di più, diventa piccolissimo, le gambe secche secche, cioè, ma alla fine cosa ottenete da questo? Non vedete mai un bel braccio, una bella schiena, un culetto bello formoso? Cioè, questo penso che tutte le donne aspirano a questo, ad avere sì l'addome, la pancia piatta, però voi amate avere pure un bel culo, so che facciamo, oppure un bel seno, un bel delle spalle, una schiena, le braccia, ma tutto. Quindi dovete fare comunque salattrizzi, che poi magari vi fate pure, per esempio nella palestra dove vado io ci sono, c'è TRX, c'è CrossFit, ci sono tanti corsi che sono anche belli, però per me, per come sono fatta, viene sempre prima la salattrizzi, perché è quella che mi ha dato risultati maggiori sul corpo. Quindi assolutamente vedo ragazze che si dannano a fare saltelli su saltelli, sti cardio, tappeto, corsa, così, e poi il culetto è piccolino, magari anche un po' floscio. Quindi quella cosa importante, non vedrete mai i risultati, il vostro culo non si rassoderà mai, sarà sempre piccolo. Quindi dovete invece schiattarvi di squat, di affondi, di leg press, di leg curl, vabbè, poi vi farò vedere nel mio allenamento, però è quello che veramente vi aiuta, cioè il culo vi deve bruciare. Io quando mi alleno, torno a casa la mattina dopo, a me proprio il culetto mi brucia, perché proprio ho allenato fortissimo, e là vuol dire che poi sta crescendo. Poi torno a casa, mi mangio carboidrati e proteine, anche molte proteine nella mia dieta, io mangio anche molte proteine, perché sono quelle che fanno crescere i muscoli. Principalmente mangio pollo, carne bianca, pollo, tacchino, mangio anche molto pesce, che fa anche molto molto bene, di tutti i tipi: tonno, salmone, orata, spigola, polpo, qualsiasi pesce mi capita sotto mano lo mangio, quindi veramente qualsiasi, perché mi piacciono tutti. L'unici che non mangio tanto sono i gamberoni e i calamari, però li digerisco tanto e quindi non li preferisco. Carne rossa anche non ne mangio tanto, tipo una volta a settimana, anche ne mangio molto poca. E poi ad esempio la mia colazione è molto proteica, vi farò vedere nel video cosa mangio. Io mangio ad esempio a colazione gli albumi, che sono molto proteici, e mangiare una buona quota di proteine la mattina è molto utile per mantenere il tuo peso corporeo e per accelerare il metabolismo. Faccio 6 pasti al giorno, quindi anche questo mi fa aumentare il metabolismo, mangiare molto e spesso, soprattutto mangiare spesso. Faccio l'ultimo spuntino prima di andare a dormire, che è notte fonda,
profonda, e anche quello mi serve, non andare in catabolismo, cioè praticamente non bruciare i muscoli, perché è importante non bruciare i muscoli, se no praticamente abbiamo l'effetto contrario, che il culetto si raggrinzisce, non lo so come sto parlando in questo video, comunque è così. Quindi praticamente questa è la dieta che io faccio, cioè una dieta principalmente a base di proteine. Mangio tantissime verdure, ma proprio tante tante verdure. Le verdure sono importantissime per, non so, tutto per noi donne che comunque dobbiamo combattere la cellulite, la ritenzione idrica, sono quelle che vi aiutano, verdure sia cotte che crude. Io le mangio in quantità industriali, tipo minimo 300-350 grammi di verdure, quindi piattoni, non mangio mai solo un tipo di verdura, mangio sempre più verdure. Per esempio, mi piacciono tantissimo i finocchi per esempio li mangio quasi sempre prima di pranzare, prima di cenare. Vi do questo consiglio: come spezzafame i finocchi, se vi arrivate a casa con una fame da lupo, il finocchio vi attutisce un po' quella voglia di sbranarvi il mondo. E poi il finocchio è molto diuretico, molto detox, detossificante, quindi vi aiuta tantissimo. Gli asparagi, anche se non so se avete mai fatto caso che quando mangiate gli asparagi poi dopo vi puzza la pipì, non sto scherzando. Non ho segreti con voi, comunque gli asparagi li sto limitando. Ditemi se sono un mio problema. Io e mia sorella l'altra volta dico che comunque puzza la pipì con gli asparagi, proprio perché hanno un'azione purificante, solo che comunque però fanno tanto bene. Poi qualsiasi cosa, il cavolo, il broccoli, spinaci, insalata, zucchine, melanzane, tutte le verdure che volete voi fanno bene. Io sapete che dal mio secondo canale che io mangio tutto sano, comunque leggero, non mi metto a fare il soffritto, non uso il burro, per esempio l'olio extravergine d'oliva lo metto sempre a crudo, uso solo il sale rosa dell'Himalaya, poco e sempre a crudo, quindi sono piccoli accorgimenti. Uso tantissimo le spezie hanno un potere veramente ottimo di dare sapori ai cibi, quindi vi permettono di utilizzare poco sale. E poi le spezie hanno ognuna una proprietà, quindi ad esempio anche il peperoncino comunque ha un potere, stimola l'organismo, insomma ogni spezia ha una proprietà, quindi vi consiglio di mangiarle le spezie tantissimo. Poi per quanto riguarda le bevande, io non bevo mai bevande tipo anche succhi di frutta, queste cose qua le bevo mai, bevande gassate non le bevo mai, solo ogni tanto, perché io sono sincera, ogni tanto bevo la Coca Zero, però non si dovrebbe bere, però ogni tanto, cioè neanche una volta a settimana, proprio rarissimamente, quando devo sgarrare bevo la Coca Zero, oppure una bella spremuta d'arancia con le arance naturali. Ah, per dolcificare utilizzo sempre la Tuvia, oppure utilizzare qualsiasi dolcificante a zero calorie, comunque dietetico. E questo è quanto, sono dei piccoli accorgimenti che vi aiutano a stare in forma. Poi ovviamente ragazzi, questo video è un po' generico, perché comunque non posso mettermi, né voglio darvi delle indicazioni sulle grammature, sulle cose, perché comunque non voglio che ognuna di voi deve avere il raziocinio, si deve informare, deve capire cosa va bene per lei, sperimentate, provate. Io vi do i consigli, voi provate. Però con questi semplici consigli potete iniziare a cambiare stile di vita, a stare in forma. Poi fate come ho fatto io, rivolgetevi anche a un personal trainer nella vostra palestra, o comunque una persona competente, e vi farà comunque un piano alimentare specifico per voi, che associato all'allenamento vi porterà sicuramente dei benefici. Vi rimando al mio secondo canale con il video cosa mangio nei prossimi giorni, il mio allenamento, vi farò vedere tutto per il gluteo, per l'addome, tutto. E se avete domande lasciatele nei commenti, così magari il prossimo video risponderò alle vostre domande, ovviamente su questo argomento, quindi magari farò dei video un po' più specifici, così magari potrò accontentarvi. Quindi questo è tutto ragazze, mi raccomando ragazze, non dannatevi a voler raggiungere la perfezione. Io non ho un fisico perfetto, ho mille difetti, ma proprio mille. Un giorno, un'ora mi piaccio, 10 giorni mi faccio schifo. Allenatevi e mangiate bene, soprattutto per la salute, questo l'ho detto miliardi di volte, non perché volete somigliare a qualcuno, non perché volete dimagrire, non perché, fatelo per la salute, perché mangiare bene vi fa stare bene, il vostro organismo sta bene, siete felici, siete in buon umore, che state mangiando bene, fa bene alla salute, senza mangiare tutte quelle schifezze chimiche, tutte quelle robe industriali.
mi fa bene. Allenarvi fa bene, fa stare bene, insomma, fa essere forti. Poi ben venga se tutto questo ha dei benefici anche sul vostro corpo, che diventate più belle, più in forma e più carine e più sicure di voi, ben venga. Ma principalmente dovete stare bene, mangiare bene non deve essere una privazione. Per me non è una privazione, questo lo dissi anche in un post su Instagram, sotto una foto su Instagram. Per me non è una privazione, perché come avete potuto vedere ho fatto anche alcune volte degli sgarri, ho fatto anche i video delle abbuffate, delle cose, perché comunque capita che io ad esempio dico basta, oggi zero, oggi voglio sgarrare, sono scocciata, quindi me ne vado in pizzeria, oppure me ne vado, a mangiare un patatino, il panino, i biscotti, le merendine, avete visto, lo faccio, quindi non è un problema. Però è più uno sfizio, però dopo non sto bene, a volte viene pure mal di stomaco eccetera, quindi poi dopo è solo uno sprint, insomma, per affrontare meglio l'allenamento, per affrontare meglio l'alimentazione. Però comunque il mio stile di vita, la mia scelta, è quello che mi fa stare bene, perché a me piace. Quando io torno a casa mi mangio le mie cose sane, le mie cose buone, però mangio, cioè io vedo persone che non mangiano pasta, non mangiano riso, non mangiano nulla, mangiano solo verdura, no, non esiste, ragazze. Poi ogni tanto, se vi fa stare bene, se avete la necessità il sabato o la domenica di fare uno sgarro, fatelo. Cioè io questo penso, io se ho la necessità, se sento che voglio sgarrare, io sgarro e me ne vedo bene, e sti cavoli. E vi posso assicurare che spesso sul corpo non si vede proprio, non aumenti neanche un chilo, quindi tranquillo. Però capita pure certe volte che il sabato almeno non ho la necessità, quindi mi mangio sempre la mia pasta integrale, mi mangio il mio pollo, le mie cose, non ho la necessità. Però se vi dovete forzare, se sentite che vi state privando, fatelo, lo sgarro tranquillamente. Quindi questo è tutto, state bene, perché io vi voglio bene, non vedo l'ora di leggere tutti i vostri commenti, vi amo tanto tanto, ciao. Mettetemi un like se vi piacciono questi video. Ho sempre paura di annoiarvi perché parlo sempre troppo, perché mi piacciono proprio questi argomenti, quindi mi dilungo. Quindi vi chiedo scusa se mi sono dilungata, fatemi capire con tanti like che vi è piaciuto. Vi mando ancora un bacio, ciao.